Brembo presenta Considerato uno dei migliori interpreti delle monoposto a motore anteriore, Tony Brooks approda alla Formula 1 nel 1956. Partecipa a 39 Gran Premi fino al 1961, vincendone 6. Enzo Ferrari ne intuisce le doti velocistiche e di lui dirà: è un autentico fuoriclasse e lo vuole al volante delle sue vetture per la stagione 1959. Brooks è secondo nel mondiale piloti e dimostra una formidabile capacità nello sviluppo della 256 F1, l'ultima Ferrari di Formula 1 a motore anteriore derivata dalla 246 campione del mondo, con Hawthorn alla stagione precedente. Ferrari ritarda il passaggio al motore posteriore, forte del mondiale vinto nel 58 con la 246 e per il 1959 sviluppa la 256, che rappresenta il punto d'arrivo più alto delle monoposto a motore anteriore in Formula 1. Carrozzata da Fantuzzi, coda e linea di cintura sono più basse per favorire la resistenza aerodinamica. La 256 presenta freni a disco autoventilati che ne migliorano il raffreddamento, a cui si aggiungono nuovi ammortizzatori telescopici CONI, con maggiori possibilità di regolazione in rigidità ed estensione. Arrivano i pneumatici Dunlop in sostituzione degli Engelbert, che si rivelano determinanti per gestire l'elevata massa di uno degli ultimi dinosauri a motore anteriore nella storia della Formula 1. Tony Brooks vince in Francia e in Germania su due circuiti velocissimi, dove il potente motore Ferrari riesce a fare la differenza. In realtà la 256 è considerata il punto d'arrivo nello sviluppo tecnico della generazione morente di monoposto di Formula 1 a motore anteriore. La Ferrari 256 è rappresentativa delle tecnologie più estreme adottate dalle ultime e più veloci Formula 1 a motore anteriore. Quella più interessante è la rimozione della trasmissione. Abbandonato l'alloggiamento centrale, con l'albero che viene rimosso al lato abitacolo in modo da abbassare il sedile, far scendere il pilota, migliorando baricentro e resistenza aerodinamica. Un risultato che richiede una riprogettazione integrale di trasmissione e scatola cambio, che prevede una presa di forza non più nel mezzo, ma laterale, disassando sulla destra, lato abitacolo, rapporti e differenziale. I due assi, cambio, sincronizzatori, forcelle e differenziale, assoggettati a queste nuove esigenze, ereditano una sensibile miniaturizzazione nelle loro dimensioni. La trasformazione è davvero radicale. Il motore viene inclinato di 8 gradi ed avanzato di 25 cm, allungando telaio e passo della Ferrari 256, che rappresenta il punto di riferimento tecnico delle Formula 1 a motore anteriore, valorizzata nei suoi più alti successi sportivi dall'asso del volante inglese. Il 1996 rappresenta un nuovo punto di partenza per la scuderia di Maranello. Arriva il due volte campione del mondo Schumacher e viene messa in pista la nuova Ferrari F310, una vera e propria rottura col passato a partire dal motore. Un V10 cilindri di 3 litri con un anomalo angolo bancata di 75 gradi. Più corto rispetto al precedente V12, il propulsore 046 riduce peso, consumi carburante, dimensioni serbatoio e la lunghezza della scocca. Più compatti i radiatori acqua olio che, lavorando a 3.5 bar di pressione, alzano a 130 gradi la soglia di ebollizione dei liquidi. Rimane invariato lo schema sospensione push rod con ammortizzatori e barre di torsione che consentono di disegnare un cofano motore basso e continuo nelle forme a favore dell'aerodinamica posteriore.
Nonostante le tante innovazioni, il nuovo motore è ancora carente nell'affidabilità e nel corso della stagione la F310 non si rivela pienamente all'altezza delle aspettative, riuscendo a colmare solo in parte il divario dei team di riferimento. Uno dei maggiori handicap di questa monoposto è l'eccessivo consumo delle coperture che spesso ha condizionato il rendimento gara. John Barnard studia diverse soluzioni della sospensione anteriore, mantenendo invariato lo schema push rod a tre elementi. Vengono testate soluzioni di ammortizzatori olio-gas con tarature e curve di compressione ed estensione progressive senza ottenere miglioramenti. Variando le regolazioni dell'inerter, si cerca di controllare con maggiore precisione l'altezza da terra dell'anteriore. Giocando sulla rigidezza della barra antirollio, si corregge l'inclinazione in curva della cassa veicolo, sfruttando l'interazione con gli ammortizzatori collegati da bielle ai bilancieri. Le barre di torsione per irrigidire la sospensione sono state materia di lavoro per un'intera stagione, ma con risultati marginali in termini di prestazioni e deterioramento delle coperture. Il merito della F310 è di gettare solide basi che aprono un nuovo corso tecnico, riportando la Ferrari e Schumacher ad essere la squadra dominante nel decennio successivo. Sono passati 25 anni da quando Ferrari si presenta alla prima gara del 1997 con la coppia Schumacher-Irvine in un mondiale di rilancio, dove viene addirittura sfiorato il titolo all'ultima gara. Un salto di qualità dovuto ad una monoposto competitiva progettata in funzione dello stile di guida del campione tedesco. La F310B è progettata da John Barnard in funzione delle indicazioni di Schumacher. I due turning vanes deviano i flussi in eccesso all'esterno, isolando il sottovettura che trova le migliori condizioni per produrre un elevato effetto suolo. Le pance sono integrate alla scocca e seguono uno sviluppo più stretto e verticale dettato dalla posizione a freccia dei radiatori. L'aria calda viene espulsa da piccole prese che sfruttano i vertici da rotolamento delle ruote posteriori, potenziando l'estrazione del calore. La drastica riduzione della struttura di sicurezza lato casco richiede pinne per garantire la conformità regolamentare e promuove un notevole abbassamento del cofano motore che aumenta la portata d'aria sull'alettone, migliorando i valori di carico. Il punto di forza è certamente il motore, un V10 con angolo di bancata di 75 gradi, potente e progressivo che rende guidabile la F310B e soprattutto si integra alla perfezione con la nuova aerodinamica voluta da Barnard. Questo progetto prevede pance e cofano squadrate insieme a paratie di contenimento che generano un corridoio aerodinamico a favore dell'alettone, ma tutto parte da un riposizionamento di motore, aspirazione e cambio decisamente più bassi. La sospensione push rod è sdraiata sulla trasmissione con ammortizzatori idraulici regolabili in rigidità e progressione, barre di torsione e, in coda, trova posto il sistema anti-rollio collegato tramite bielletti ai bilancieri. Il triangolo inferiore rialzato lascia spazio ai collettori che soffiano gas caldi sotto al fondo, accelerando l'estrazione dei flussi dal sottovettura. Il V10046-1B con rampa di iniettori più vicina al vassoio di aspirazione ha un layout scarichi più stretto che disegna un retrotreno tra i più piccoli e compatti della Formula 1. La 310B è l'ultima monoposto progettata dall'ingegnere inglese, ma che permette a Maranello di portarsi ai vertici della Formula 1 e ritornare a competere per il titolo mondiale. Il 21 giugno 1981 il circus della Formula 1 si sposta a Jarama per il Gran Premio di Spagna. Jacques Lafitte conquista la pole con la sua Ligier Matra, con le due Williams di Alan Jones e Carlos Reutemann dietro. Quarto John Watson su McLaren, a seguire Alain Prost su Renault e l'Alfa Romeo di Bruno Giacomelli. Villeneuve è solo settimo. Il giorno della gara fa un caldo incredibile. La temperatura dell'asfalto è intorno ai 100 gradi.
Jones e Reutemann scattano in testa, approfittando di una brutta partenza di Lafitte. Villeneuve, alla prima curva, conquista il terzo posto ai danni di Alain Prost. Alla fine del primo giro, il canadese conquista la scia di Reutemann e lo passa. È secondo. Jones allunga giro dopo giro, ma alla 14ª tornata, con già 10 secondi di vantaggio, si ferma. Villeneuve si trova in testa con Reutemann subito dietro e, a seguire, Watson, Lafitte ed Elio De Angelis, che sono risaliti alle spalle dei due leader. La 126 CK rappresenta una forte innovazione per quanto riguarda il motore a doppia turbina, ma integra soluzioni del passato per assicurare l'affidabilità. Il motore sovralimentato è un'assoluta novità tecnologica che condiziona tutta la disposizione degli accessori a bordo vettura. Le turbine montate sopra il monoblocco, insieme al complesso sviluppo dei collettori incrociati, inclusi tra le due bancate, consente di guadagnare spazio nelle fiancate dove sono alloggiati gli intercooler per abbassare le temperature di sovralimentazione e, più avanti, troviamo le masse radianti acqua-olio al servizio di motore e cambio. La disposizione è in linea, perfettamente simmetrica al lato della monoscocca. Il telaio, invece, è il vecchio tubolare in alluminio utilizzato sui precedenti modelli T. Problemi di torsione e scarsa rigidità rappresentano il tallone d'Achille di questa monoposto. Villeneuve e la sua 126 CK hanno la potenza per allontanarsi dai rivali nel rettilineo, ma nelle curve il trenino si avvicina. Passo dopo passo, Lafitte tenta, nel misto, di superare Gilles, ma la rossa scatena i suoi cavalli sul dritto. I cinque restano bloccati insieme fino alla bandiera a scacchi. Il distacco di De Angelis, quinto dal vincitore Villeneuve, è di soli 1 secondo e 24 centesimi. Questa rimane nella storia la seconda corsa con il minor distacco tra i primi cinque al traguardo. Villeneuve conquista così in Spagna la sua sesta e ultima vittoria. 3 settimane prima, il canadese entra nella storia quando, con la sua Ferrari numero 27, vince a Monaco con un motore turbocompresso, una scommessa tecnica premiata sorprendentemente proprio a Monte Carlo, un circuito lento e tortuoso che sembrava inadatto ai motori sovralimentati. Proprio l'accelerazione e la maneggevolezza sono i punti di forza della rossa per questa vittoria sul tracciato del Principato. Il canadese e la vettura del Maranello, con la vittoria a Monte Carlo nel 1981, rappresentano una pietra miliare per la storia della Formula 1. Nel 2003 la scuderia di Maranello si prepara a disputare una delle stagioni più ricche di successi di sempre. Lo stato di forma è eccezionale e la monoposto, sin dai primi test, si dimostra un capolavoro capace di stracciare i record precedenti. Ma il 24 gennaio viene a mancare l'avvocato Gianni Agnelli e la nuova monoposto del Cavallino, svelata pochi giorni dopo, viene chiamata F2003GA. Esordisce solo al quinto Gran Premio stagionale e, nonostante le somiglianze con la monoposto precedente, la F2003GA si distingue per un affinamento estremo dell'aerodinamica. La tiranteria delle sospensioni è studiata per controllare e direzionare i flussi nelle aree sensibili del corpo vettura. Molto spinta, la sciancratura nella parte inferiore delle pance, che consente di ricavare un efficiente percorso per i flussi periferici verso il retrotreno. Il cofano motore è ancora più basso per ridurre le turbolenze ed amplificare il lavoro dell'alettone. Il lavoro di evoluzione personalmente seguito da Schumacher sul circuito di Fiorano permette alla F2003GA di progredire velocemente, dimostrando che il progetto di Ross Brawn e Rory Byrne è ancora una volta vincente. Il retrotreno è stato più volte migliorato. Modificando la geometria del diffusore viene migliorata l'estrazione d'aria dal sottovettura grazie alle sinergie con le pinne fissate alle pance che puliscono i flussi al posteriore. Molto articolati i turning vanes che raccolgono i flussi bassi all'interno delle ruote canalizzandoli al lato vettura in modo da mantenere una struttura dei flussi priva di turbolenze. Inoltre, i valori di depressione nel fondo vengono migliorati, garantendo un eccezionale bilanciamento aerodinamico di una delle monoposto più efficaci della casa di Maranello,
che consente a Michael Schumacher di battere il record di Fangio, conquistando il suo sesto titolo mondiale.